Una lapide per ricordare i preti uccisi dai nazisti, l'inaugurazione al Palazzo Arcivescovile a Lucca, la presenza del Cardinal Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Spenti i semafori alla Madonnina, in funzione le rotatorie provvisorie, già operativo il riassetto dell'incrocio sulla Pesciatina Lunata in attesa del completamento definitivo delle opere. Mettete tutto l'oro nel frigo, anziani truffati ad Altopascio, due malviventi raggirano una coppia e scappano con 20.000 euro di monili, il fatto denunciato ai carabinieri. Lo sport, debutto a Vercelli, precedenti con la Pro, prima gara ufficiale dei rossoneri domenica prossima sul campo dei bianchi piemontesi nel turno preliminare di Coppa Italia. La preparazione del settore giovanile scatterà il 20 agosto. L'hockey, forte campione d'Italia tra conferme e partenze, tante le novità dei rossoblù che difenderanno lo scudetto, in panchina Mirko De Gerone, via coach Bertolucci e Pedro Gilla, ha cessato l'attività, diversi giovani promossi in prima squadra. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Quindi a 80 anni dalle stragi nazifasciste, la provincia di Lucca, la diocesi di Lucca rendono omaggio ai religiosi che pagarono con la vita un atteggiamento di fratellanza e di difesa dei valori della pace e della libertà. È stata inaugurata una lapide che ricorda i loro nomi al Palazzo Arcivescovile. Vediamo il servizio. Una lapide per ricordare i 28 preti, religiosi e chierici catturati e uccisi dai nazisti nella provincia di Lucca, ad 80 anni dal passaggio del fronte della Seconda Guerra Mondiale sul nostro territorio. La cerimonia di inaugurazione si è svolta al Palazzo Arcivescovile, alla presenza del Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dell'Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, di Pisa Paolo Benotto e di Massa Carrara e Pontremoli Mario Vaccari e delle autorità cittadine e provinciali. La ricerca storica per l'individuazione esatta dei religiosi trucidati, oltre a quelli più noti come Donaldo May e i Certosini di Farneta, è stata condotta da Gianluca Fulvetti, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa e vicepresidente dell'Istituto Storico della Resistenza di Lucca. Ma in un momento storico così complesso, qual è il messaggio di speranza che può arrivare da una memoria come questa? Questi sono stati davvero profeti di pace. La pace l'abbiamo grazie anche alla loro scelta. Sono state le stelle del mattino, questa è un'espressione di Papa Benedetto, sono stati condannati come fossero colpevoli, in realtà hanno anticipato quello che tutti sognavano, cioè la pace e la riconciliazione. La lettera è destinata a noi. E leggerla ci aiuta a capire la scelta di Gesù di combattere il male con la forza dell'amore e di rendere la terra un giardino e non un deserto terribile come quello prodotto dalla violenza, dall'odio e dalla guerra. Per la diocesi e la provincia di Lucca la lapide è un contributo importante per ricordare l'altissimo prezzo pagato dalla chiesa lucchese e versiliese per difendere i valori della pace e della fratellanza durante la guerra. È importante ricordare perché, come hanno detto molti interventi, sono le nostre radici, sono le radici della coesione, della nostra collettività, dei valori su cui fondiamo il nostro cammino civile ed ecclesiale, quello della cura degli altri quando anche diventa costoso e rischioso, quella dell'accoglienza, quella del perdono. Ecco, sono tre dimensioni molto importanti che questa giornata ci mette davanti agli occhi nostri e dei giovani. Cambiamo totalmente argomento, parliamo di traffico, torniamo all'incrocio della Madonnina Lunata perché è entrato in funzione il riassetto della viabilità con lo spegnimento dei semafori. Le ultime lunghe code si sono verificate proprio per consentire l'installazione dei New Jersey in mezzo alla strada. Poi, finalmente, è stato disattivato l'impianto semaforico a Lunata e sono quindi entrate in funzione le rotatorie provvisorie agli incroci della Pesciatina con via della Madonnina e via dell'Ave Maria.
Il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro ha rispettato l'annuncio fatto all'inizio del mese. Sono stati spenti i semafori che tanto hanno fatto dannare gli automobilisti in transito, in particolare nell'ultimo periodo, cioè dall'inizio dei lavori per il riassetto della viabilità. Adesso ci si aspetta una maggiore scorrevolezza del traffico e code molto più contenute rispetto al passato. Nel frattempo possono proseguire i lavori per la realizzazione delle strutture definitive, che avranno un diametro di 27 metri. Il termine degli interventi è previsto entro settembre. L'opera prevede anche due nuove aree di parcheggio per complessivi 26 posti, piste ciclopedonali e un attraversamento pedonale tramite spartitraffico. Il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani non c'è tregua, anzi il fenomeno si amplifica durante l'estate. L'ultimo episodio è avvenuto ad Altopascio. Sentiamo. La denuncia l'hanno presentata alla stazione dei carabinieri di Altopascio, una coppia di anziani della zona che ha chiamato anche la nostra redazione per raccontare quanto accaduto e mettere in guardia i nostri telespettatori. Lui 85 anni e lei 84 sono le ennesime vittime della truffa del falso carabiniere, o in questo caso del falso tecnico dell'acqua. I due sconosciuti si sono presentati alla loro porta, uno appunto con indosso vestiti e un cappello che potevano richiamare l'abbigliamento dell'arma, l'altro con indosso una pettorina arancione di quelle che si usano per lavorare in strada. Hanno spiegato che era stato segnalato un caso di inquinamento dell'acquedotto e bisognava procedere con una particolare operazione di bonifica. I due coniugi, frastornati ed impauriti, hanno fatto ciò che gli veniva ordinato, cioè chiudere l'impianto dell'acqua e mettere tutto l'oro che avevano nel frigorifero, insieme alle carte di credito, perché, hanno spiegato i malviventi, si trattava di materiale che avrebbe potuto interferire con i raggi utilizzati per assicurare la potabilità dell'acqua. I due, con una scusa, hanno poi mandato gli anziani in altre stanze. Dopo un po', i coniugi, non sentendo più niente, sono tornati in cucina. Dei falsi carabinieri e tecnico dell'acqua non c'era più traccia ed erano spariti anche oro e carte di credito da dentro il frigo. L'oro, a quanto riferito, aveva un valore di circa 20.000 euro, ma almeno la coppia ha bloccato subito le carte, salvando i conti in banca, e potrebbe ricevere qualcosa di risarcimento, dato che avevano stipulato un'assicurazione contro i furti. Voltiamo ancora pagina, ci spostiamo in Garfagnana per l'inaugurazione di un nuovo mezzo a disposizione dell'Unità Protezione Civile Antincendio. L'unità operativa del personale boschivo antincendi dell'Unione Comuni Garfagnana avrà a disposizione un nuovo mezzo idoneo per il trasporto di personale e attrezzature antincendi. L'Unione Comuni, grazie alle risorse del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2022, ha provveduto all'acquisto di un Ford Range Wildtrak 4x4 5 porte, che ha la caratteristica di aver installata nella parte posteriore una cellula hardtop, ovvero una sorta di slitta estraibile che permette alle due squadre antincendio boschivo che l'abitacolo è in grado di ospitare con i suoi 5 posti di intervenire sull'intera regione con tutta l'attrezzatura necessaria per gli interventi manuali di bonifica. A consegnare le chiavi del mezzo il presidente in carica dell'Unione, Davide Saisi. Sì, ci troviamo nel centro di protezione civile dell'Unione del Comune della Garfagnana, che vede sì l'incremento dei mezzi, ma poi vedremo a breve anche l'incremento complessivo della struttura, perché è in fase di acquisizione un terreno qui accanto che ci consentirà di ampliare la nostra struttura. L'Unione Comuni conta su un numero importante di personale addestrato e preparato per svolgere compiti di protezione civile e servizio antincendio boschivo per conto di Regione Toscana, oltre a un parco mezzi particolarmente attrezzato. In questo momento è comunque necessaria la massima attenzione a non accendere fuochi nei boschi. In questo periodo ci vuole molta attenzione per quanto riguarda l'accensione di fuochi. Nel caso in cui il cittadino veda un principio di incendio, è importante comunicare subito al numero regionale 800 425 425 questo principio di incendio, affinché le forze preposte possano intervenire prontamente. Voltiamo ancora a pagina, parliamo di lirica. È stato presentato il cartellone della stagione 2024-2025 al Teatro del Giglio di Lucca e ovviamente massima attenzione alle opere di Giacomo Puccini. Non poteva che iniziare con un'opera di Puccini la stagione lirica 2024-2025 del Teatro del Giglio di Lucca, nell'anno delle celebrazioni per il centenario pucciniano.
e la scelta è caduta su Tosca, che andrà in scena proprio il 29 novembre, giorno della ricorrenza della morte del maestro. Il cartellone della stagione lirica è stato presentato alla presenza dei vertici del Giglio e del sindaco di Lucca, Mario Pardini. Gli interpreti di Tosca saranno di caratura internazionale, a partire dal baritono lucchese Massimo Cavalletti, impegnato nel ruolo di Scarpia, per proseguire con Clarissa Costanzo, Tosca, ed Azerzada, Cavaradossi. Gli altri titoli in cartellone sono l'Andrea Chenier di Giordano, Giulio Cesare di Handel e Giselle e Round Le Villy, spettacolo che attinge alle partiture di Puccini e Charles Adam e che vedrà il ritorno a Lucca di Beatrice Venezzi. Una stagione lirica di alto profilo, di alta qualità. Vi saranno, noi in questa stagione produrremo una Tosca, la Tosca del centenario. Canterà per la prima volta in un'opera al Giglio il baritono Massimo Cavalletti, ma anche gli altri interpreti sono tutti di rilievo. L'orchestra sarà l'orchestra Cherubini in questo splendido teatro che vedete stiamo restaurando nei palchetti, e quindi credo che il Teatro del Giglio stia puntando nella giusta direzione. Una stagione lirica che naturalmente si apre all'insegna di Giacomo Puccini con la Tosca del Centenario, che debutterà proprio il 29 novembre, e all'insegna del coinvolgimento di tutta la nostra città, e con una grande attenzione anche per le nuove generazioni, per il pubblico del domani a cui saranno riservati dei progetti speciali, e una grande attenzione alla multidisciplinarità. Voltiamo ancora pagina. A Porcari è stato presentato il programma di Vinaria 2024, un viaggio a ritroso nel mondo del ciclismo eroico. Vinaria è uno degli eventi più suggestivi e particolari del mese di agosto. La ciclostorica, nata nel 2016 su iniziativa del popolare Carube al secolo Roberto Lencioni, si pone l'obiettivo di vivere un weekend da venerdì 23 a domenica 25 all'insegna del divertimento, della natura e delle bellezze del territorio. In tutto ciò la bicicletta però ha un ruolo primario. Due percorsi da affrontare, il divino 43 km e l'intrepido 78, ai quali si aggiunge la novità del più agevole Family di soli 20 km. Suggestivo le zone attraversate dalle monumentali mura di Lucca ai territori limitrofi di Capannori e Porcari. Non a caso alla presentazione dell'ottava edizione erano presenti diversi amministratori locali. Roberto Lencioni, che organizza l'evento con Leonello Stefani e Angelo Cortopassi, ci spiega il senso della manifestazione. Ma organizzare la binaria vuol dire fare 3 giorni di festa, fare 3 giorni e dare la possibilità a chi arriva specialmente da fuori di conoscere il nostro territorio e assaggiare le nostre prelibatezze culinarie. Che è bello ritrovarci, è bello stare insieme e è bello anche andare lenti, non sempre veloci, e guardarci intorno. Si potrà partecipare a Binaria, valida come prova del circuito Coppa Toscana Vintage, con una bicicletta costruita prima del 1987, qualcosa ormai di passato, mentre di antico trasudano le 3 bici che Carube ha portato a far bella mostra di sé: un FSA, autentico pezzo da museo del 1914, una Legnano del 58 e una Bianchi degli anni 60, il top dell'epoca. E poi le maglie, la rosa del Giro, la gialla del Tour e quella iridata di Saronni, campione del mondo a Goodwood nel 1982, e naturalmente anche quella di Cicli Carube. Appuntamento dal 23 al 25 agosto per riscoprire la bici in una sorta di ideale viaggio a ritroso nel tempo. Avete visto nelle immagini alla conferenza stampa, era presente anche l'assessore allo sport del comune di Lucca, Fabio Barzanti. A margine della conferenza stampa abbiamo chiesto a Barzanti un commento sulle polemiche di questi giorni riguardo all'appuntamento per il quale c'era stato anche un collegamento con Andrea Palmeri e che ha suscitato tante polemiche nei giorni scorsi. L'assessore però non ha rilasciato dichiarazioni su questo argomento. Ancora lo spettacolo dopo la lirica, lo spettacolo e la musica a Montalfonso sotto le stelle a Castelnuovo Garfagnana, protagonisti sul palcoscenico Panariello e Masini. C'era il pubblico delle grandi occasioni alla seconda serata del festival Montalfonso sotto le stelle a Castelnuovo Garfagnana, che ha proposto 2 grandi artisti toscani, Giorgio Panariello e Marco Masini.
Si è trattato di un evento che ha testato anche la ormai consolidata organizzazione che per ospitare gli oltre 2.000 paganti ha schierato 50 volontari della protezione civile, oltre alla misericordia, naturalmente gli autieri sezione Garfagnana. Panariello e Masini sono due amici che oltre all'amicizia hanno in comune uno sguardo attento sulla vita, con due modi però diversi di raccontarla. Panariello e Masini, dopo i successi dello scorso anno, sono tornati così insieme sul palco per una nuova sfida fra battute e canzoni che da Monte Alfonso attraverserà ora l'Italia durante tutta l'estate. Buonasera, buonasera, guarda dove ti ho portato, è fresco, sei contento? Finalmente. Ah, meno male, meno male. Grazie veramente a tutti di essere venuti qua stasera a questo mio spettacolo. No, sarebbe anche mio. È quello che ti dicono, Masini. La strana coppia ha divertito il pubblico, Panariello proponendo molti dei suoi fortunati personaggi del passato e Masini con le sue canzoni. Ti innamorerai, forse non di me, stare ferma lì e succederà da sé. E la prima ce la siamo levata. Ma io mi faccio una domanda, no? Ma te come puoi pretendere di vincere questa sfida se mi parti con questa canzone qui? Ti innamorerai forse non di me. Prossimo appuntamento con la musica sarà lunedì 12 agosto, quando sarà Alfa a salire alla fortezza di Monte Alfonso con il suo nuovo spettacolo. E con Panariello e Masini chiudiamo la prima parte del TG, ora c'è la pubblicità e subito dopo torniamo con le notizie dello sport.